Poi vedi che gira qua, vedi? Sì, perfetto. Quando vuoi, alzi. Allora, intanto fai l'introduzione. No, vabbè, è già partita. Ah, bene, allora, visto che è già partita, siamo qui per presentare al Colto e all'Inclita questo libro che è già stato presentato altre volte ai nostri amici e soprattutto agli amici che ci seguono su internet. Siamo ancora qui con un piccolo vantaggio rispetto alle altre volte, che adesso possiamo anche far vedere le slides con le quali sarà più facile capire i concetti che stiamo per esprimere. Questo è quanto. Dopodiché diamo subito la parola all'autore materiale di questo bellissimo libro, che mi sento di veramente di reclamizzare, perché è molto utile per capire cosa significa gestire la moneta e qual è la problematica connessa alla gestione della moneta. Significa oggi nella società contemporanea controllare interamente tutta la società globalizzata, perché la moneta è l'arma letale che loro utilizzano. Però Orazio ha intitolato arma letale la contromoneta, perché il popolo, la popolazione, le popolazioni si possono tranquillamente difendere creando la stessa arma, perché quello che noi proponiamo è l'utilizzo della moneta alternativa o complementare, che è la stessa arma che utilizzano loro signori per dominare i popoli. Questo è quanto. Adesso diamo subito la parola a Orazio, il quale ci dirà quello che vuole. Beh, intanto devo permettere, ecco, una cosa importante, che nelle scorse occasioni che ci dava Giorgio di presentazione del libro, ho affrontato il tema sempre diciamo, proponendo l'analisi più o meno approfondita sia di un capitolo in particolare scelto fra i vari che potevano essere più interessanti sul momento, e poi, diciamo, successivamente la disquisizione sul tema generale del libro. Oggi invece, appunto sulla base di queste slide in Photoshop, cioè in PowerPoint che ho preparato già qualche tempo fa, possiamo analizzare, diciamo, l'aspetto sotto il profilo del tradimento che è stato fatto nel corso dei secoli a danno dei cittadini. Giorgio l'ha accennato vagamente. Nel corso dei secoli c'è stata tutta una travisazione del senso, del concetto stesso della moneta. In area mediterranea, a partire dal 1700 avanti Cristo, quando è uscita, diciamo, a livello di grande diffusione la moneta, ha avuto molte forme, molte dimensioni, molte rappresentazioni di valore a secondo del momento, del luogo, eccetera. Nel corso però di almeno 5 secoli è stato stravolto il concetto originario, che era quello di riconoscere il valore dell'altro e il lavoro, l'opera del lavoro dell'altro. Era una specie di riconoscimento di fiducia e di eguaglianza fra gli esseri umani, a cui si dava più o meno valore a secondo delle proprie capacità. Quindi era un riconoscimento personale, e quindi una specie di controdono al dono che chi aveva realizzato l'opera dava a chi era interessato a prenderla, non tanto a comprarla, perché il concetto di comprare magari è stato perfezionato successivamente. E allora, noi che cosa vogliamo? Come ha detto giustamente Giorgio introducendo, noi vogliamo scardinare il complesso di modi di pensare, perché tutto alla legge è il suggello di un comune sentire, no? A un certo punto il comune sentire va codificato, no?
Oggi non è più tanto così, perché lasciamo stare, non entriamo nel tema dell'attualità, perché sennò siamo presi. Il dominio globalista, esatto, è più facile, diciamo, perché esatto, in mancanza di un popolo omogeneo, è quello che loro vogliono, tutte le operazioni che loro stanno conducendo un popolo identitario, per omogenizzare un popolo identitario. Beh, identitario, ancora quando c'è una popolazione importante, che ha una storia comune, sia pure di qualche secoluccio, è chiaro che dà fastidio intervenire e pretendere di agire, no? Ma tu stai precorrendo le tematiche, allora il concetto quindi deve essere ricondotto ai suoi elementi essenziali, cioè ovviamente sempre partendo dalla radice e dalle origini, e l'origine della moneta come noi oggi la conosciamo è stata fatta, teorizzata attorno al 1500, perché la moneta, in quel momento lì si sono, diciamo, compiute tutte le azioni complessive e interrelazionali che servivano per creare una dimensione, un paradigma di riferimento. Beh, c'era anche la possibilità di stampare la moneta, anche, quando anche, non potevi stampare, anche. hai voglia a partire dal 1500, quindi c'è stata questa controrivoluzione culturale, prima che di altro genere, che ampliando l'egocentrismo di ciascun individuo e mettendogli a disposizione potenzialità di arricchimento istantanee, oggi lo vediamo con Zuckerberg, che in tre anni è diventato il sesto uomo più ricco al mondo da quando esiste Mida, eccetera. Questo è per dire quanto è falsato il nostro sistema commerciale e finanziario. Bisogna tornare attorno al 1500, quando sono state create una serie di presupposti che servivano appunto per poi portare alla condizione attuale. Noi non facciamo altro che subire le conseguenze di un progetto che nella sua fase, diciamo, generale, complessiva, è partito attorno al 1550, ecco, perché fra il 1500 e che la nascita della banca centrale, no, ma non solo, no, tutto è partito dalle lotte per la spartizione del potere, è sempre stato quello, e la spartizione del potere in quell'epoca ce l'aveva principalmente il papato. Quando hanno incominciato con le riforme luterana, calvinista, la Chiesa d'Inghilterra e tutti gli altri a seguire, e questo, diciamo, potere si è dissolto nel corso di qualche decennio, o appena un secolo, e quello che era il potere accentrato anche economico in una sola istituzione, che era la Chiesa cristiana di Roma, praticamente tutto è diventato più difficile, perché gli attori in gioco erano molti di più, e quindi c'era una lotta più o meno apparente o velata, per la maggior parte, come attualmente è, che si protrae appunto da cinque secoli abbondanti, con anche guerre, ammassamenti, stragi, eccidi e quant'altro, ma per la maggior parte del tempo invece in un'apparente situazione di normalità, che in realtà normalità non è, perché anche adesso, notizia dell'altro ieri, il signor Matteo Renzi